Vincenti, Ministro per il Mezzogiorno, alcuna particolare forma di performance atletica, bensì semplicemente di salire sulle... Sì, il microfono ci sarà, prima o poi ci sarà. Benvenuto Ministro, grazie, un applauso. Sì, grazie Ministro, un applauso a Claudio De Vincenti. Bene, allora, con lui apriamo i lavori del pomeriggio, della seconda parte della mattinata. Vi ho già detto ciò di cui ci occuperemo e adesso chiamo Fabiano Schivardi della LUIS e dell'Istituto Einaudi. Buongiorno, buongiorno, bene, bene. Chiamo anche Chiara Giovenzana e Dario Prunotto, poi vi dico chi sono. Chiara? Benvenuta. Scrosci un applauso per la signora Chiara. Su, coraggio. Oh. Per il professor Schivardi, no, professore, lei va dritto come un fuso alla sua relazione. E anche per Dario Brunotto. E anche lui lo applaudiamo, no? Allora, Fabiano, che succede? No, signora, non so vederla con sta sediona. C'è un affluire di sedie, c'è un affluire di sedie a me ignoto, però questa è la dimostrazione che la Reggia di Napoli è piena di sedie, no, sempre a nostra disposizione. Fabiano Schivardi è un professore, come detto insegna alla LUIS e partecipa all'esperienza dell'Istituto Einaudi. Insomma, è importante perché bisogna capire che tipo di imprenditore e di imprenditrice, di che tipo di imprenditore e di imprenditrice abbiamo bisogno perché ci sia uno sviluppo sostenibile, nella logica però sempre del nessuno resti indietro, o no, o sbaglio, no? Che dice? Si assolutamente ragione. Si può fare, vada, vada professore, ecco, vada. Qui. In Italia, come tutti sappiamo, c'è un problema di dispersione, ma negli ultimi 25 anni c'è stato anche un problema di crescita media molto molto bassa. E una delle ragioni, secondo me, è che molto spesso c'è un problema nel selezionare la classe dirigente relativamente alle imprese. E in particolare possiamo pensare che la classe dirigente delle imprese si seleziona attraverso due canali. Prima di tutto, cosa succede alle imprese che già esistono, come avviene passato il controllo di imprese, ad esempio, al momento del passaggio generazionale, e secondo, chi riesce a creare imprese, quali sono i giovani che hanno accesso a questa professione difficile ma anche affascinante e fondamentale per tutti, perché poi buone imprese vuol dire buoni lavori e quindi non riguarda solo l'imprenditore in particolare, ma riguarda la totalità dei cittadini. Allora, sul fatto che in Italia è difficile accedere al controllo delle imprese esistenti, esistono dati abbastanza sconvolgenti. Vedete, questo è un grafico per i tre grandi paesi europei. La linea blu riguarda la quota di imprese, queste sono imprese con almeno 10 addetti, che sono a controllo familiare. Professore, cui c'è... Sì? Scusi, no, per salvare la cervicale del Ministro, ecco, le hanno messo... Non solo a lei, anche a tutti gli altri. Soprattutto del Ministro. No, noi lo facciamo per salvare la cervicale del Ministro. Bene. Dica, però quello è piccolo, dice. E no, più di questo non posso fare. L'età del Ministro non è facile. Vabbè, e allora mette a rischio la cervicale e guardi. Meglio la cervicale. Okay. Okay. Prego, scusi. Quindi, prof, vada, vada. Quindi la barra blu è la quota di imprese possedute da una famiglia o da un individuo, e vedete, è alta in tutti i paesi. Siamo sopra l'80%, è normale. Le famiglie possiedono le imprese. La quota verde è la quota di imprese in cui un membro della famiglia è anche l'amministratore delegato, il capo, e anche qui ci sono differenze, ma piuttosto contenute, più basse in Francia, però Italia e Germania, vedete, tutto sommato sono simili. Quello dove veramente il nostro paese è eccezionale è la quota di imprese in cui tutti gli altri dirigenti, diciamo tutti i dirigenti, provengono dalla famiglia, 2/3 rispetto a 1/4 negli altri paesi. Quindi vuol dire che le nostre imprese familiari sono veramente restie ad aprire il controllo ad apporti manageriali esterni e quindi, diciamo, è chiaramente una barriera alla mobilità sociale. Cosa possiamo dire dell'entrata di nuove imprese? Ne parlerò ancora un pochino dopo, però per creare nuove imprese che crescano velocemente un pilastro fondamentale è la finanza, in particolare certi strumenti finanziari, il più famoso di tutti è il venture capital. E vedete che in Italia, insomma, questi sono dati un po' datati, ma
Penso che se mai la situazione potrebbe anche essere peggiorata in termini relativi. Vedete che in Italia questo mercato del venture capital non decolla, e non decolla anche rispetto a paesi che sono abbastanza fratelli. Quando uno va in Spagna dice sono veramente come noi, diciamo la Germania, il Regno Unito possono essere diversi, però anche rispetto a paesi simili siamo indietro. Professor, solo un attimo, solo a beneficio dei pochissimi, praticamente nessuno, che non colleghino immediatamente, il venture capital è traducibile anche con la prima riga in alto, cioè il capitale di rischio. Sì, ci ritorneremo. E quindi, questo è un grafico un po' più difficile, però diciamo questa c'è una tecnica per cercare di stimare quanto si perde in termini di produttività per il fatto che i fattori produttivi, in particolare il lavoro, non è messo al posto giusto. Del fatto che magari abbiamo ragazzi bravissimi che devono lavorare in bar a Londra o magari a Roma, e invece magari, non so, figli di imprenditori non così bravi che gestiscono le imprese. E vedete che questa è messa a zero nel 95, vedete che c'è stata una crescita nel tempo di risorse perse, perché in qualche modo il nostro sistema fatica a mettere le persone giuste al posto giusto. Quindi in questo caso questa linea che sale è un dato negativo e non un negativo, dato positivo. Esattamente. E spiega tra l'altro buona parte della mancanza di crescita della produttività a cui abbiamo assistito più o meno dalla metà degli anni 90. E quindi la domanda che vorrei buttare sul tavolo oggi per questa audience è: quali nuovi imprenditori vogliamo avere? Perché l'Italia è un paese che tradizionalmente ha sempre avuto una classe imprenditoriale vasta, è un paese che soprattutto nel secondo dopoguerra e soprattutto in certe zone del nord, in particolare nel nord-est, è cresciuto con un sacco di imprenditori, un sacco di imprese, che spesso però rimanevano piccole. La mia idea, dopo aver studiato queste cose per parecchio, è che la classe imprenditoriale italiana è andata in crisi perché era cresciuta in un modello in cui fondamentalmente erano dei bravi artigiani che facevano prodotti standardizzati, e quindi la componente di abilità nel capannone, nella fabbrica, era fondamentale. E il mondo è cambiato e quindi quel tipo di capacità è diventata ovviamente non inutile, è ancora importante, ma non è più sufficiente. Cioè oggi un paese industrializzato ha bisogno di imprenditori che non solo sappiano produrre bene, ma sappiano anche creare bene, cioè sappiano creare prodotti che sono diversi da quelli dei potenziali competitori, e in particolare i competitori dei paesi a basso costo del lavoro. E poi c'è la prima riga, binomio banca famiglia, i soldi si prendono a prestito e non si chiedono, e questo fa da pandan con le slide, non l'ultima ma la penultima. Non si apre l'impresa e quindi di conseguenza i soldi non li chiedo al mercato ma li chiedo alla banca. Esatto. E uno dei punti è che appunto questi nuovi imprenditori che noi vorremmo imprenditori che investono di più in capitale immateriale rispetto al tradizionale imprenditore che aveva il capannone, i macchinari, che rimangono importanti ma non più sufficienti. E capitale immateriale, uso questa parola per indicare tutta una serie di attività che rendono un prodotto specifico, speciale, diciamo, no? Quindi questo può essere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione, ma anche per il tradizionale Made in Italy è il marchio, le campagne pubblicitarie, avere una rete distributiva in giro per il mondo che permette di portare i prodotti direttamente al consumatore finale. Quindi una cosa più vasta rispetto al semplice concetto di innovazione tecnologica. E appunto il capitale immateriale, come vi dicevo, ha bisogno di due cose fondamentali. Prima di tutto servono delle competenze particolari che non necessariamente si hanno all'interno delle famiglie, perché innovare o fare campagne di marketing, eccetera, non è necessariamente nelle corde dell'imprenditore originario. E l'altra cosa appunto è che serve il capitale di rischio, perché spesso queste cose sono rischiose. Cioè se una impresa si imbarca in un processo di innovazione, se le cose vanno bene magari diventa Facebook, però per una Facebook che diventa Facebook ce ne sono probabilmente un altro centinaio che non ce la fanno. E questo tipo di attività ovviamente non è molto ben finanziata dal capitale bancario. E quindi secondo me le nuove imprenditrici che vogliamo in Italia hanno bisogno di essere imprenditori con un livello di istruzione e di competenze superiori a quello della generazione precedente e anche con un approccio ai capitali finanziari e un accesso alla possibilità di finanziarsi diverso. Ovviamente in questo contesto si sfonda una porta aperta sull'istruzione, sulla finanza molto spesso la copertura di stampa dei mercati finanziari è più controversa, però sicuramente quando uno pensa alla mobilità sociale,
la finanza è veramente un motore potente, insomma, la finanza buona. Insomma, servono imprenditori che siano capaci anche a chiedere dei soldi attraverso delle obbligazioni, cioè a chiedere dei prestiti diversi da quelli che si chiedono alla banca e ad aprire la struttura delle proprie società attraverso le azioni, cioè a cedere una quota di esatto, proprietà. Perché molto spesso quando si interagisce con questi operatori finanziari non bancari, ci sono questi mettono soldi disposti a rischiare, ma hanno anche poi delle clausole che dicono vogliamo anche partecipare un po' al controllo, quindi magari mettiamo una persona esterna nel consiglio di amministrazione che apporta competenze che magari l'imprenditore in sé non ha e quindi si apre sia il capitale e sia le competenze. Allora, sull'aspetto della formazione, vedete che gli imprenditori italiani sono generalmente poco istruiti. Scusate, perdonate l'inglese, però linea verde, imprenditori con una laurea. Qui sto parlando di imprenditori, quindi gente con dipendenti, ho escluso i lavoratori autonomi. Vedete che siamo su numeri, insomma, meno del 10%. C'è un piccolo trend a salire, soprattutto fra gli imprenditori con un diploma, e un trend a scendere fra gli imprenditori senza neanche un diploma di scuola media superiore, però ancora la maggioranza relativa è solo diplomata, non è neanche diplomata. Spieghiamo che quel 4 è 40, non è 4%, sì, 40%, 60%, quindi esatto. Sotto la metà. Ce ne sono addirittura alcuni che hanno la terza media, molti. Parecchi, probabilmente alcuni anche neanche la terza media, perché molti imprenditori sono di vecchia data quando la scuola dell'obbligo non era ancora la terza media. Potrebbe venire alle mie lezioni, funzioniamo come... Che dice? Funzioniamo come duo... Non lo so, no, ero colpito, allora. Però bisogna anche spiegare, probabilmente, guardate, non l'ho vista prima, però sono aduso a queste grafiche, che, mi corregga se sbaglio, professore, che quando si parla di imprenditori dentro c'è anche la microimpresa individuale. No, allora no, detto, non in questo caso. Ho escluso i lavoratori autonomi. Ciò rende ancora più grave quel grafico. Esattamente, qua ci sono gli autonomi, questa linea blu sono... Allora, questo grafico invece sono gli anni medi di istruzione, perché uno potrebbe dire... il nostro è un paese in generale a bassa istruzione media, quindi gli imprenditori altro non sono che un riflesso di questa caratteristica peculiare del nostro paese. In realtà uno vede che l'istruzione media degli imprenditori è più bassa di quella dei lavoratori dipendenti. Qui vedete l'istruzione media dei lavoratori dipendenti, rosso quello degli imprenditori, quindi gente con dipendenti, e blu invece i lavoratori autonomi, quindi il bar sotto casa è qui. E vedete che appunto si parte all'inizio anni 90, poco più degli 8 anni di istruzione obbligatoria, c'è una crescita e in effetti un po' di convergenza si vede, cioè la distanza è abissale all'inizio, diminuisce, ma rimane il fatto che abbiamo una classe imprenditoriale meno istruita di quella dei lavoratori dipendenti. E anche qui uno potrebbe dire, ma forse è una cosa naturale, dopotutto negli Stati Uniti i grandi successi imprenditoriali che finiscono sempre sui giornali sono Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tutta gente che ha lasciato l'università per fare l'imprenditore. In realtà abbiamo fatto uno studio sugli imprenditori americani, sono l'eccezione. Qui a sinistra ho il tasso medio di gli imprenditori americani per categoria di istruzione, scuola superiore, laurea e questa istruzione post laurea. Per gli imprenditori, vedete che sia i laureati e soprattutto quelli con istruzione post laurea sono parecchi di più nella popolazione degli imprenditori che nella popolazione dei lavoratori dipendenti. Quindi in realtà in America l'istruzione superiore, non solo la laurea ma anche post laurea, quindi master, dottorati eccetera, è sovrarappresentata fra gli imprenditori. Okay? E come dicevo prima, questa è una cosa buona per loro, ma una cosa buona poi anche per i lavoratori che loro assumono, perché imprenditori più istruiti sono anche meglio in grado di apprezzare l'istruzione dei dipendenti e di sfruttarla al massimo. In Italia questo valore sarebbe praticamente zero. Non riusciremo proprio, non abbiamo i dati, cioè, diciamo, nei campioni che abbiamo non riusciamo proprio a catturarli. Sono assolutamente l'eccezione. Quindi il primo punto che vorrei fare qui è che abbiamo un problema di una classe imprenditoriale poco istruita. Come potremmo migliorarlo? Dicevamo, ci sono due canali, uno è mettere a capo delle imprese esistenti imprenditori più istruiti di quelli che magari abbiamo, delle vecchie generazioni, e qui c'è un problema culturale ma che si riflette poi anche in provvedimenti legislativi. Questo è il trattamento delle imprese quando c'è il passaggio generazionale, quando cioè si decide di lasciare in eredità, e molti paesi, ma in particolare l'Italia, hanno un sistema che dà la completa esenzione al passaggio dell'impresa all'interno della famiglia. Uno potrebbe pensare che è una buona idea, posso lasciare la mia impresa a mio figlio, però, o a mia figlia, però se mio figlio o mia figlia
non sono magari bravi come ero io, oppure non so, avevano altri interessi, non... insomma, può darsi che non siano le persone migliori, molto spesso non sono le migliori persone migliori per portare avanti un'attività imprenditoriale di un fondatore, e quindi avere incentivi fiscali che tendono a perpetuare una, diciamo, una gestione sclerotica delle nostre imprese, che è già di per sé nelle corde degli imprenditori, probabilmente non è una buona idea. Mentre invece vediamo rapidamente che in Germania, prendendo i grandi, in Germania, in Regno Unito e in Francia, c'è un trattamento fiscale favorevole, però parziale e non totale. La sostanza è questa. Sì. Esattamente. Le volevo suggerire, possiamo mandare per gli imprenditori alla scuola delle seconde opportunità del... No, sto scherzando, andiamo avanti. Potrebbe essere un'idea. Sì. Ok, quindi... Questo quanto per quel che riguarda appunto il mettere competenze nelle imprese esistenti. L'altro canale, dicevamo, è creare nuove imprese. Da questo punto di vista in Italia è stato fatto parecchio, e quindi bisogna anche dare atto che è un paese che negli ultimi 20 anni ci sta provando. E questa cosa, questa visione che in Italia non è stato fatto niente è assolutamente sbagliata. È stato fatto parecchio da un punto di vista legislativo, SRL semplificate, c'è un registro delle start-up innovative che, il cui numero sta crescendo in continuazione. Sono stati fatti vari interventi per riformare il diritto fallimentare, che anche aiuta a riallocare le risorse. Se un'impresa va male, è bene che velocemente si possano prendere gli asset di queste imprese e riallocarli altrove. E giusto per darvi un'idea del fatto che questi provvedimenti hanno funzionato, questo qui sono la creazione di nuove imprese in Italia, e questo, quindi sono, questi sono numeri assoluti, sopra c'è il tasso di crescita rispetto all'anno precedente, quindi vedete la crisi cala la creazione. Però da quando è stato introdotto le SRL semplificate, vedete che hanno contribuito molto alla creazione di nuove imprese. Quindi le cose hanno funzionato. Quello che però secondo me invece è rimasto molto al palo, anche perché è oggettivamente più difficile, è avere un sistema che permetta non solo di creare un'impresa, ma anche e soprattutto di far sì che le esperienze imprenditoriali che hanno potenziale di successo lo possano cogliere al meglio. Cioè negli Stati Uniti il tempo, tra il tempo di creazione e il tempo di quotazione in borsa di esperienze di successo, magari mediamente 5 anni, in Italia tipicamente non si arriva mai in borsa. L'età media delle imprese quotate in borsa è molto molto bassa. E quindi di nuovo qui torno al fatto che abbiamo un sistema finanziario troppo sbilanciato sulle banche e molto poco invece il pilastro del capitale di rischio, cioè il venture capital per le nuove imprese, private equity per le imprese esistenti. Questi sono operatori finanziari che mettono soldi, ma mettono anche nelle imprese, negli imprenditori, un progetto di crescita. Loro dicono: vi finanziamo, ma non perché poi vi vivacchiamo, passi l'impresa a tua figlia, perché questa impresa deve provare a diventare leader nel suo segmento di mercato. Professore, perché siccome siamo in clamoroso ritardo, le volevo chiedere, queste sono la situazione di imprese, no? Sì. Okay. C'è un passaggio poi più specifico anche sulla sostenibilità? Sulla sostenibilità... non necessariamente con le slide, sta parlando anche a voce. Insomma. Sostenibilità ambientale, cioè sostenibilità sì. È una parola un po' generica. Sì, sì, intesa nel senso generale, non generico nel quale la interpreta la interpretano coloro i quali organizzano il tutto di questi giorni qua. Cioè questo discorso che lei fa, che è fondamentale perché è un discorso di base, è un discorso sulla caratteristica strutturale del nostro sistema di imprese, e risponde alla sua domanda. Okay. Cioè che tipo di imprenditore, in qualche modo, questa è la mia sì. curiosità, le chiedo un accenno ovviamente, sì. viene modificato se sì o no? Se si accentua la questione appunto se si aggiunge l'aggettivo sostenibile. Allora, diciamo sostenibile è un aggettivo molto generico. Io penso la declinazione immediata è quella riguarda quella della mobilità sociale. Cioè avere imprese così moderne, nel senso del termine che abbiamo detto adesso, è anche un modo per me per trattenere i ragazzi che magari non vogliono fare gli imprenditori ma che hanno competenze e che invece vanno a lavorare in Germania, in Svezia, sì. negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Quindi c'è, diciamo, i lucidi che abbiamo visto. Grazie a Fabiano Schivardi, si siede lì per cortesia, adesso sale. Cosa succede adesso? Succede esattamente che si replica lo schema che abbiamo seguito nella prima parte dei lavori della mattinata. Vale a dire che adesso vengono delle persone, segnatamente tre persone, che
formulano un contributo di 5 minuti e poi si apre un rapido e mi auguro efficace dibattito. Comincia la serie dei contributi Nicola Garelli, presidente di iStarter. Bene, ben giunto. Masca, lo inseguo. No, perché a mano così, insomma. Benissimo, buongiorno. Grazie per l'introduzione. Il mio breve discorso continuerà gli spunti del professor Schiavardi e ragionerà sulla creazione di impresa in un mondo in grande cambiamento e su come iStarter, che è un acceleratore di impresa e un investitore in start-up molto strutturato, stia cercando di contribuire a trovare una sostenibilità del nostro sistema economico di fatto per i prossimi 50 anni. Vediamo la complessità. Stiamo assistendo a movimenti dirompenti nel modo di fare impresa. Pensiamo ad esempio al cambiamento del modello di business che ha avuto IBM negli ultimi 15 anni, dove l'hardware sta diventando un'attività sempre meno rilevante. Nella sostanza è passata da un terzo dei ricavi nel 2000 a circa un decimo dei ricavi l'anno scorso. Allo stesso tempo vediamo una drammatica compressione dei tempi di sviluppo e di commercializzazione dei prodotti. Pensiamo che quando è stato introdotto Facebook nel 2004 ha impiegato circa 4 anni per raggiungere 50 milioni di utenti. Nel 2016 Pokémon Go, che per chi non lo sapesse è un'applicazione di gioco digitale, ha raggiunto lo stesso numero di utenti su un mercato globale in soli 15 giorni. È un risultato incredibile. Oggi Facebook ha 1.800.000 utenti in tutto il mondo, no, tanto per dirvi come... In questo contesto i sensori stanno arrivando ovunque. L'iPhone 6, che non è neanche l'ultima versione dei telefoni che tutti noi abbiamo, ha più sensori di quelli che aveva un aereo all'inizio degli anni 90. E questi sensori misurano sicuramente, raccolgono informazioni personali, ma misurano anche moltissime informazioni sull'ambiente che ci circonda. I sensori non sono però solamente negli apparati personali, ma sono anche all'interno di tutta l'infrastruttura e dell'ecosistema che ci circonda, che quindi raccoglie in modo continuo informazioni e le colleziona. Ma non ce li elenca uno per uno? Direi di no. L'innovazione esterna è un altro elemento importantissimo, perché sta accelerando i processi di cambiamento delle industrie tradizionali. Se noi proviamo a vedere le start-up che sono classificate in un database che si chiama CB Insight negli Stati Uniti nel 2005 e proviamo ad associarle sulla base della loro affinità di settore di innovazione, nel 2005 vediamo una mappa che ha molti buchi, start-up che si sviluppano su settori nuovi e che esplorano nuovi spazi. Nel 2010 vediamo che questo settore diventa, diciamo che questo spazio diventa sempre più affollato e nel 2015 vediamo che si formano dei cluster chiari dove sostanzialmente le start-up si aggregano su poli e su industrie tradizionali e creano delle disruption importanti. Le imprese tradizionali e le grandi imprese devono quindi diventare sempre più capaci ad attrarre e ad accelerare queste innovazioni per poter essere competitive nel lungo periodo. Vorrei rassicurare tutti, quel drammatica in senso inglese, nel senso che certo. È molto dinamica e accentuata, non c'è da aver paura, prego. Beh, forse c'è anche un po' da aver paura. In alcuni casi e su alcuni temi, però vabbè. Le forze sottostanti a questi cambiamenti nell'ultimo decennio hanno cominciato a convergere su direzioni che evocano un mondo diciamo immaginato da Borges. Borges è uno scrittore del Novecento che in un breve saggio, si chiamava Del rigore della scienza, ha cercato di teorizzare una mappa perfetta del mondo in scala 1 a 1. Secondo Borges, questa mappa perfetta sarebbe capace di inquadrare il granulare nel contesto dell'universale, dando allo stesso tempo una visione di insieme completa e un approfondimento estremo. I dati in questo mondo sono continuamente arricchiti dalle informazioni che arrivano dagli utenti e dall'ambiente circostante e rappresentano l'infrastruttura su cui si basa il sistema, si baserà sempre di più il sistema economico. Questi dati sono asset di lungo periodo, non hanno destinazione specifica, sono ad alta intensità di capitale e sono capaci di supportare attività differenti tra di loro. Sopra questi dati però abbiamo l'informazione, la comprensione dell'informazione, che è compresa e applicata con metodi fondamentalmente nuovi di intelligenza artificiale e di sense making, che cercano di estrarre insight attraverso algoritmi che contribuiscono ad arricchire ulteriormente le basi dati e sfruttano set di dati sempre più grandi ed imperfetti. Quindi andiamo verso un mondo, verso un'economia, ma anche verso sistemi sociali, che saranno sempre più circolari e si alimenteranno e autocreeranno informazione in modo sempre più intelligente e sempre più rapido.
Dato che più grande il set di dati, migliora l'insight, direi al netto di alcune considerazioni tecniche che il professor Giovannini mi perdonerà, grande e bello, i dati vogliono essere grandi e le imprese in questo mondo che ha sempre più bisogno di scala faticano un pochetto a tenere passo. Questa è esattamente però l'architettura verso la quale le imprese e direi l'organizzazione delle persone in generale sta evolvendo. L'arbitrariamente grande come piattaforma per inquadrare l'incredibilmente piccolo. Il mondo diventa capace di autodescriversi, insomma, e di autointerpretarsi fino all'estremo in cui la mappa digitale diventa lei stessa al mondo. È una visione futuribile, ma immaginiamo che non stiamo parlando di 15-20 anni, parliamo di disruption in senso inglese, cambiamenti drammatici che avverranno nell'arco dei prossimi 3, 5, 7 anni. E qui ha cominciato a sperimentarci, vada avanti. Noi di fatto viviamo in questa mappa di Borg e queste implicazioni, unite alla dinamica demografica e di economia reale che è stata ben illustrata negli interventi precedenti, richiedono una riconfigurazione dei sistemi economici più sviluppati, che devono trovare una nuova sostenibilità. O, come forse è più corretto dire, una sostenibilità dinamica, capace di rispondere in modo rapido al cambiamento. La creazione di innovazione e la creazione di impresa è la risposta economica, ma forse anche sociale, alla ricerca di queste sostenibilità, almeno per 4 ragioni. Allora, la creazione di impresa fa emergere i talenti, abbiamo parlato molto di supportare i talenti fin dal punto di vista, fin dall'educazione, ma anche nella creazione di impresa. La creazione di impresa è un elemento importantissimo, potente, per far emergere i talenti. Forma cultura meritocratica e favorisce l'emergere di ambizione. Porta incremento di produttività e aiuta a rimuovere i privilegi e le barriere competitive. Quindi in questo ambito la creazione di impresa può essere veramente una delle risposte e creare innovatori dirompenti ritengo che sia il modo più efficace per scuotere la nazione e per dare una prospettiva anche alle imprese nazionali nei prossimi 50 anni. iStarter in questo contesto investe per sviluppare i talenti italiani che vogliono diventare imprenditori e innovatori dirompenti. Molto in breve, iStarter nasce nel 2012 da un gruppo di 100 giovani manager imprenditori, equity partner, all'epoca di circa 30 anni di media, che volevano avere uno strumento capace di identificare e selezionare buone start-up in cui poi investire individualmente, con una logica di creazione di valore di lungo periodo e di messa a disposizione di competenze importanti, anche per un sentimento di give back verso il paese. Gli equity partner di iStarter seguono scale-up, che sono di fatto start-up un po' più sviluppate, quindi che hanno già un prodotto, hanno già un minimo di ricavo, e ogni anno vedono un migliaio di iniziative e stanno contribuendo ad uno sviluppo rapido ed internazionale di iStarter come piattaforma, mantenendo però sempre un'attenzione alla creazione di valore e alla sostenibilità delle imprese accelerate. Siamo un esperimento che ha davanti sicuramente grandi sfide, ma dimostra che con costanza si può ottenere un circolo virtuoso tra capitale e imprese, creando innovazione sostenibile e sperabilmente contribuendo a creare le grandi imprese dei prossimi decenni. Vi lascio con un brevissimo video che abbiamo girato il mese scorso all'interno di un evento di presentazione delle migliori start-up italiane agli investitori internazionali. I started offers the opportunity to see and evaluate an interesting and quality deal flow of early stage startups. Memory from my starter I will never forget was exactly a year ago when we had the honor to open the London Stock Exchange. I became an equity partner of my starter because I believe in the Italian innovators and we believe that we can support them to scale globally. First shareholder meeting I attend, I was impressed by the quality of the participant, so the equity partner, and by the quality of the startup. iStarter is a world of opportunity. For first, a set of friends, then investors. Family, iStarter is family. I discovered the potential of the investments in the startup economy. It's been one of the greatest things that I've done recently. Additionally, the diverse background of all the equity partners is a huge and amazing asset for the company. Together with amazing people on interesting and exciting projects about innovation. In English, sbrigatevi a imparare l'inglese. Grazie, adesso
parla il professor Giuseppe Novelli, che è rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e nel mentre il professore sale, io è arrivato. Io vi avverto, cominciamo a metterci i guanti. Prof, non mi rovini, Abba, cominciamo a metterci i guanti? Vada, va. Ecco. Grazie di questa opportunità. Abbiamo sentito parlare oggi di diventare imprenditori, imprenditrici per uno sviluppo sostenibile. Le università stanno facendo molto in tal senso, nei nostri ruoli di terza missione, di quello che chiamiamo innovazione sociale, è quello che stiamo facendo. In questo campo specifico, l'Università di Tor Vergata ha deciso di diventare e ha declinato la propria missione, la propria visione, da un'idea proprio del professor Giovannini, allo sviluppo sostenibile. Per questa ragione abbiamo promosso iniziative, progetti di ricerca, fabbriche di idee e quant'altro, promuovendoli non solo con finanziamenti propri, ma anche con l'idea di dare dei ruoli, tipo di reclutamento di ricercatori adatti. Ci siamo focalizzati su qualcosa che abbiamo discusso anche questa mattina, cioè le disuguaglianze di tipo naturale, le persone che hanno un handicap, ovviamente perché ci sono nati, un handicap genetico, oppure perché l'hanno acquisito per una serie di ragioni diverse. E naturalmente questo crea dei numeri incredibili, 4 sono i milioni di persone in Italia con disabilità, 700.000 ogni anno lo fanno perché hanno un infortunio sul lavoro o anche camminando o per altro. E di questi abbiamo circa 16.000 all'anno ricevono un'amputazione degli arti. Sono dei numeri incredibili. 16.000. Se poi pensiamo che abbiamo 3.500 persone paraplegici che sono assistiti naturalmente dalle strutture INAIL, e di questi 802 sono invece tetraplegici, noi possiamo immaginare, quando abbiamo discorso anche stamattina, che a queste persone manca qualcosa per essere uguale agli altri. Questo no. Mi perdoni professore, no, ha colpito l'intero panel il fatto di 16.000 persone ogni anno che subiscono in Italia un'amputazione. Cioè, poi noi ci dimentichiamo ovviamente, perché magari si legge una cosa al volo, un incidente, o si sa per questioni di natura personale, però sono numeri enormi che toccano. Mi scusi, incredibili, e se pensiamo anche a quello che è stato detto stamattina, cioè l'assistenza a queste persone, sia in termini strumentali o di supporto, è quello che abbiamo detto prima, cioè dare la cosa uguale a persone che uguali non sono. Ogni handicap è diverso, ogni persona è diverso, ognuno ha il suo handicap, e non possiamo dare la stessa sedia a rotelle o lo stesso strumento che serve a tutti, e quindi crea problemi di ingombro, problemi economici, problemi di quello che chiamiamo un riferimento personalizzato. Per questa ragione uno dei nostri spin-off, che si è della facoltà di ingegneria, si è specializzato proprio in questo, cioè migliorare con l'ausilio di strumenti tecnologici, sensori e quant'altro il compito di misurare innanzitutto il problema in termini oggettivi e non soggettivi, come oggi viene visto un handicap, e soprattutto migliorare le abilità e le capacità in termini sia di privacy sia di praticità, e riducendo i costi e quindi anche l'ausilio di personale diverso. Come in che cosa Captix, che questo è il nome di questo spin-off, ha realizzato un guanto sensorizzato che consente ad esempio a persone che hanno problemi di linguaggio di utilizzare il linguaggio LIS soltanto col movimento delle mani, o persone che hanno avuto un'amputazione degli arti di simulare ad esempio una tastiera al computer, perché lo può fare questo guanto, o altri sensori che vedete lì sono indossabili per monitorare ad esempio i movimenti, le capacità motorie, o la scarpa sensorizzata che consente di misurare la cinetica specifica di quella persona e costruire un avatar di quell'individuo sul computer, sul quale poi viene, perché manda tutti i dati ovviamente ad uno smartphone, che poi viene comunicato direttamente alla struttura clinica che lo segue in modo particolare. Il guanto sostituisce la tastiera, i gesti vengono interpretati naturalmente direttamente, non occorre imparare l'uso del PC, ma perché questo gesto è un gesto naturale che la persona amputata riesce a fare anche se non ha più l'arto. Ecco, col guanto i gesti dei sordomuti vengono trasformati in frasi di linguaggio, cioè lui muovendo le dita il computer traduce e traduce questo che vuole dire la persona con handicap in parole che vengono lette. Quindi è come se scrivesse sostanzialmente. Esattamente tutto. Questo è tutto. Beh, grazie, è tutto, ma non è, mi permetta di dire, è tutto, ma non è poco.
E tu, cioè, abbiamo desti... le rubo solo qualche secondo. E quanto è complicato o quanto in realtà è meno difficile di quello che si pensi fare cose del genere in una università pubblica italiana? Dunque, è stato all'inizio complicato, io mi sono trovato spesso in difficoltà all'inizio perché il nostro sistema... Lei diciamo, cosa insegna? Io insegno genetica medica, quindi tutte altre cose rispetto a questo. Ma il problema era che quando ho dato origine a molti di questi sviluppi di start-up, eccetera, l'idea che le università potessero creare dei propri business in questo modo è ancora difficile, soprattutto perché il giorno dopo ti arriva magari un ASL di turno che ti viene a verificare, a fare i controlli, le verifiche e te lo chiude nel garage, non invece come la Silicon Valley che te lo aprono. E il motivo è semplice, non perché ci sia una volontà restrittiva, è semplicemente perché non si capisce che cos'è uno startup. La legge non è chiara, molti colleghi nostri oggi sono sotto inchiesta, sono sotto indagine perché hanno dato origine a sviluppi di questo genere, ma perché la normativa non è chiara, cioè qual è la consulenza professionale di un professore, della ricerca o è professionale, ed è dov'è il limite che distingue una consulenza di tipo scientifico professionale da una consulenza scientifica di ricerca, e che tutto questo le norme italiane non lo prevedono ancora e quindi ci creano incomprensioni col sistema che stiamo cercando di, in questi giorni tra l'altro la conferenza dei rettori italiana ha aperto un tavolo con vari enti, tra cui l'ANAC, per cercare di capire dov'è il limite di queste cose, perché questo impedisce a sviluppare quello che abbiamo sentito anche prima, il talento delle persone per fare start-up innovativa. Il talento dove si trova? Nei giovani. I giovani dove si trovano? Nelle università. O capiamo questa equazione oppure non andiamo molto lontano. Grazie professore, grazie a Giuseppe Novelli, rettore di Tor Vergata a Roma. Vincenzo Porzio della cooperativa La Paranza ci racconta un'esperienza nota, però è sempre bella sentirsela riraccontare, è molto bella di Napoli. Lui prima ci siamo salutati e mi ha detto: ma come faccio a raccontare una vita in 5 minuti? Vincenzo, si può fare, dai, coraggio. Ci provo. Vai. Buongiorno a tutti, è un onore essere qui in un posto splendido. E racconto la testimonianza di un'esperienza particolare nata nel rione Sanità di Napoli. E prima di iniziare vorrei capire quanti di voi, rispondete per favore per alzata di mano, sono stati a rione Sanità. Okay. Una notevole percentuale. Sì, quindi sarà maggiore. Quanti di voi invece ne hanno sentito solamente parlare ma non ci sono stati? Ok, grazie. E il rione Sanità incarna i paradossi italiani, un po' i problemi dell'Italia e soprattutto quelli della nostra città. È un quartiere che vive dei grandi problemi socio-economici e culturali e quindi anche delle grandi disuguaglianze, ma è un quartiere che custodisce le risorse dalle quali poter immaginare il proprio futuro. Ed è questo quello che sta succedendo da ormai 10 anni all'interno del quartiere. Immaginate che il rione Sanità è una valle ai piedi della collina di Capodimonte e dal 1810, da quando Gioacchino Murat costruì il ponte della Sanità per collegare questo palazzo al Palazzo Reale a Capodimonte, di fatto passò sulla testa del rione Sanità rendendolo un ghetto. Un ghetto che però nel tempo è diventato un incubatore di usi, costumi e tradizioni che in altre parti di Napoli già cominciano a svanire, subiscono gli effetti della globalizzazione. Quindi nel rione Sanità è possibile vivere una vera esperienza napoletana. E ci siamo accorti che il modo migliore per essere concreti all'interno di questo quartiere è sognare. Il modo migliore è credere nei sogni. E il sogno qual è? Napoli può rinascere dalle sue ceneri valorizzando il patrimonio storico-artistico immenso che al momento è sottoutilizzato, credere nei giovani, dare fiducia ai giovani e fare il tutto con soldi privati. Questo è l'altro ingrediente fondamentale che sta funzionando a rione Sanità, semplicemente perché l'ente pubblico non riesce a essere nostro partner. Non voglio... E quindi nasce la vostra cooperativa? Nasce la cooperativa nel 2006, comincia che si la chiama gestione, la cooperativa? La Paranza, non per la frittura di pesce, ma perché
La paranza sono quei gruppi di persone che portano carri in giro delle feste, un gruppo di amici in dialetto che portano giovane. Carri o carri? I carri delle feste. Ah, i carri, presenti, carri. I gigli di Nola. Oppure le stesse barche, le due barche che tirano su il pesce di paranza assumono quel significato di cooperazione. La cooperativa comincia gestendo le catacombe di San Gaudioso, una catacomba piccola nel cuore del rione Sanità. Dal 2006 al 2008 non c'era ancora quella sostenibilità economica, i visitatori erano nel 2006 appena 6.000 e riuscivamo a mantenere giusto la basilica aperta, le catacombe aperte. Nel 2008 Fondazione Con il Sud pubblica il suo primo bando storico-artistico, presentammo una progettazione che prevedeva la riapertura delle catacombe di San Gennaro, perché il progetto, ed è oggi la chiave di volta del successo che sta avvenendo nel quartiere, attraverso le catacombe di San Gennaro che sono a Capodimonte, quindi il visitatore non deve fare quel salto, quel passo del coraggio psicologico, diciamo, non deve entrare nel rione Sanità, va a Capodimonte, subisce, fra virgolette, la nostra visita guidata, che è un vero e proprio lavaggio del cervello, non è un fatto soltanto storico-artistico e archeologico, ma soprattutto si passano i messaggi di bellezza. E soprattutto si punta ad abbattere quei muri. Cioè voi li preparate a Rione, in sostanza? Noi li prepariamo a cogliere la bellezza che c'è nel Rione Sanità, che è una bellezza che non tutti riescono a vedere al primo colpo d'occhio, ma se si riesce a dare il giusto punto di vista c'è di fatto una bellezza ed un'umanità che appunto in altre zone di Napoli cominciano già a svanire. Quanto dura il tragitto? Dura un'ora e do giusto due numeri per capire cosa sta succedendo. Vinciamo il bando di Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo fu fra i nostri primi fan e sostenitori. Dal 2008 ad oggi siamo passati da 6.000 visitatori nel 2006 a 80.000 visitatori nel 2016. Non c'è grafico, sarebbe stato in impennata, in crescita. Eravamo 6 volontari nel 2006, oggi siamo 23 dipendenti regolarmente stipendiati full time. Potete soltanto immaginare l'incredibile impatto che questo progetto sta avendo sul territorio, ed è questo il miracolo che sta avvenendo nel Rione Sanità. Attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale, tutto un quartiere sta cambiando volto, perché sta percependo, ed è sotto gli occhi di tutti, che il turismo, la bellezza sono delle risorse concrete sulle quali si può costruire un futuro possibile. I pizzaioli che a stento parlano italiano hanno il menù in italiano e inglese, i bar cominciano a fare lavori di ristrutturazione sudando e fanno cose colorate perché attraggono turisti. Tutto questo può sembrare scontato, ma vi assicuro che 10 anni fa nel Rione Sanità tutto questo non era per niente scontato. Bravo Vincenzo, vedi che ce l'abbiamo fatta. E allora, bravo Vincenzo. No, non se ne vada, vada là. Resta. Resta, no? No, anche perché, sì, lo so. Grazie. Guardiamoci negli occhi, lo so, è proprio retorico, però dai, chiudiamo con quella cosa del, come mi ha detto prima, sopra sotto. Sì, dai, quando siamo stati a trovare Papa Francesco, lui ce lo disse, dal buio nasce la luce. Dal buio nasce la luce, da sotto, catacombe, sì. Dalle catacombe nasce la luce. Grazie, grazie Dante. Insomma, Ministro, beh, qui c'è un sacco di cose da dire. Adesso funziona così, che lei parla per primo, poi parla per ultimo. Eh sì, non so, non è obbligatorio però. No, non è obbligatorio. Vabbè, mi sforzo in un quesito che le farà tremare i polsi, e cioè qual è la cosa che più la... Cioè, cosa ci vuol dire? Qual è la cosa che più l'ha colpito di stamattina? Lasci perdere, io lo so, beh, ma è ovvio, professore, che lei come ministro, nella versione del ministro, deve stare qui a dire noi abbiamo fatto questo, ma è naturale, è anche comprensibile, per carità, fa parte del ruolo. Però che nessuno resti indietro, questa esperienza in qualche modo dà anche un po' per scontato, nulla è per scontato, bisogna sempre ricordare quel che si fa, giustamente.
Però dà anche un po' per scontato che si sono fatte alcune cose, che si aprono delle strade con maggiore o minore successo. Però qui c'è che cosa la vera chiave è che cosa si può fare di più, quale passo in avanti può essere compiuto. E per questo partirei dal fatto che cosa l'ha colpito di quello che ha sentito stamane e da cosa può trarre spunto per un'iniziativa di natura politica. Mi ha colpito in particolare la combinazione implicita, ma in fondo esplicitata in particolare dalla successione dei tre interventi, implicita nella relazione Schivardi e esplicitata nel tipo di successione dei tre interventi che abbiamo avuto, e cioè c'è la possibilità di fare iniziative imprenditoriali, tra virgolette, di successo, metto le virgolette perché ci tengo a sottolineare che nulla è facile, che chi ci è riuscito ha faticato, che chi ci è riuscito va apprezzato perché non ha rinunciato, perché ha avuto voglia di farcela, e contemporaneamente che nessuno resti indietro. E c'è questo doppio significato della discussione di oggi, complessiva di tutta la giornata, dai documenti che ho letto, preparatori, ma che qui adesso è emersa molto bene, il doppio significato, e cioè l'attenzione a chi rischia di restare indietro, a chi rischia di non farcela, e contemporaneamente le potenzialità che emergono, perché poi in realtà ce la si può fare. Ecco, io credo che questa sia la cifra di quello che abbiamo sentito adesso qui, e mi ha colpito sia la brillantezza tecnologica delle cose che ci ha detto Nicola Garelli, sia di grandissimo effetto, come ha detto Dario La Ruffa, questo è tutto ma non è poco, quello che ci ha detto Giuseppe Novelli sulle nuove tecnologie per superare situazioni difficilissime che abbiamo visto in termini di condizioni di salute, sia queste ultime cose che ci diceva Vincenzo Porzio, e cioè fare delle caratteristiche di un quartiere così cuore di Napoli, carico di insieme di drammi e di bellezza, e fare di questo un riferimento perché tante persone lo vadano a vedere e ci riflettano sopra, senza nessun folklore, ma guardando la realtà di Napoli, del cuore pulsante di Napoli per quello che è. Ecco, io credo che questo doppio registro, nessuno resti indietro, ci si può riuscire rimboccandosi le maniche, ma senza trionfalismi e senza faciloneria. Anche chi ci riesce deve sudare. E allora il problema della politica, e non sto adesso a raccontarvi quello che abbiamo fatto, perché posso anche raccontarvelo se può servire, però il problema della politica è fare in modo che... Le voglio dire, scelga una cosa, secondo me la cosa più importante che abbiamo fatto, non voglio interromperla perché sta dicendo il problema della politica, però nel dire quello che ha fatto, se è incluso, la cosa della quale è più contento, tra l'altro lei... ha fatto parte anche con un ruolo tutt'altro che secondario del precedente governo, quindi c'è anche un elemento di continuità. Quindi se nel dire, nel ruolo della politica, c'è anche citare quello che avete fatto, ne scelga una. Le condizioni, costruire le condizioni di politica economica
che non sono solo grandi discorsi sul quadro macroeconomico, la finanza pubblica, sono cose anche molto specifiche, per esempio sono state ricordate da Schivardi la nuova normativa sulle start-up innovative, quello che stiamo cercando di fare per facilitare l'arrivo del venture capital a sostegno delle nuove imprese e così via, creare le condizioni perché quel doppio registro possa saldarsi, cioè possano crescere imprese che rispondono al bisogno di non restare indietro e rispondano a quel bisogno guardando ai temi della sostenibilità. Qui insomma Enrico Giovannini Docet e l'ASVIS Docet. Per sostenibilità non intendiamo solo anche ovviamente sostenibilità ambientale, ma intendiamo sostenibilità della salute dei cittadini, quello che ci ha detto Giuseppe Novelli mi ha appunto colpito moltissimo. Intendiamo sostenibilità in termini di qualità della vita e di nuovo Vincenzo Porzio e l'esperienza della cooperativa La Paranza. Intendiamo il fatto che si possa, intendiamo la cultura, tutte queste cose qui ne avete parlato prima, immagino, nella sessione precedente, ma se posso dirla in modo molto rapido, intendiamo la nostra vita quotidiana che diventa più umana, più ricca di relazioni, più bella, nelle gioie e nei dolori. Chiara Giovenzana è una giovane donna che adesso è la responsabile dell'innovazione per la Fondazione Cassa Risparmio di Modena, però non ha vissuto la sua intera vita a Modena, ha fatto l'esperienza negli Stati Uniti anche, Silicon Valley, sì? Perché? In realtà ho fatto una quindicina d'anni più o meno tra Finlandia, Svizzera, Ohio, California, prima come scienziata, quindi sono partita scienziata, poi dopodiché sono passata a fare un'azienda. E poi terzo lavoro che ho fatto, ho gestito, creato e gestito una community di ex partecipanti di percorsi di formazione di un'istituzione della Silicon Valley. Senta, Silicon Valley, quindi Stati Uniti, quindi California, quindi innovazione tecnologica, quindi qui usato usatissimo il termine start-up, cioè piccola impresa innovativa che può valere poco, può valere tanto, può valere tantissimo e nasce, così facciamo 15 secondi di alfabetizzazione, per poi tutti sanno, è sicuro che tutti sanno che cos'è una start-up, però per quello che noi non vogliamo che resti indietro, in 15 secondi glielo ricordiamo, e cioè che poi magari la start-up, se è fortunata, viene comprata da una più cicciotta, da un'impresa più grande e quindi finisce, e chi ha fatto quella start-up magari ne fa un'altra oppure entra in una casa più grande, se è fortunatissima diventa una roba miliardaria. Nell'appunto che lei mi ha lasciato, per capire cosa volesse dire, ci sono 4 titoletti. Allora io le propongo, dottoressa, di cominciare. Anzi, lei che cos'è? Ingegnere che è? Dottorato in biotecnologie mediche. Ah, vabbè, ok, quindi dottoressa va bene, no? Sì. Perché sai, gli ingegneri si arrabbiano se non li chiami ingegneri. No, dottoressa va bene. Senta, allora, la prima parola è mentori, cioè che vuol dire? Beh, mentori sono persone che hanno più esperienza di te, e quindi hanno già fatto un percorso e l'hanno fatto magari con successo, che hanno semplicemente voglia di darti una mano, perché un conto è studiare, importantissimo, quindi l'università e i percorsi di formazione, però un conto è studiare, ad esempio, come si fa una startup, un conto è trovarsi lì il giorno zero, sei tu alla tua scrivania con il computer. E adesso io ricordo il panico. Quindi persone che possono essere persone del mondo aziendale, persone magari investitori o semplicemente qualcuno che sta facendo il tuo stesso percorso un po' più avanti, che ti dà una qualche dritta, perché a volte è semplicemente dirti: guarda, parti facendo questa cosa, contatta questa persona, manda questa email. Quindi anche fare un'azienda è in realtà l'insieme di tanti piccoli pezzetti. Fondamentale, questo micro esempio di vita vissuta. Questi mentori, nella sua esperienza, lo fanno perché sono buon samaritani o perché ci guadagnano qualcosa anche volendo?
No, il guadagno diretto non c'è mai se è un mentore, vero? E si capisce, sì, si capisce poco dopo se, insomma, ah. Quindi quelli che lo fanno perché ci vogliono guadagnare, lasciarli perdere, sono persone, nella mia esperienza, che hanno proprio una voglia di give back, di dare qualcosa ai giovani, e poi perché sono entusiasti di far parte del tuo percorso. Quindi ci sono programmi anche più strutturati, programma del Fulbright Best, ma ci sono anche startup che fanno questo matching tra seniors con esperienza e giovani. Io non avrei fatto... Matching, mettono in contatto... Sì. Parliamo italiano, dottoressa. Ha ragione, chiedo scusa. Cioè esiste, l'italiano è una lingua ricca, ha svariate alternative. Mea culpa. Usiamole, va. Assolutamente. No, e quindi ci sono... è molto importante poter... Sfruttare questo, ok. Senta, il secondo punto, fallimento, così spieghiamo anche rapidissimamente perché era andata la scienziata, poi è diventata un'imprenditrice. Allora, fallimento, perché è importante il fallimento? Ricordiamoci, stiamo parlando di come diventare imprenditore e imprenditrice, prego. Perché chi ti dice che non fallisce mai o non ha mai fallito, secondo me dice delle grosse sciocchezze. Però la paura del fallimento è un qualcosa che blocca, e soprattutto nel mondo mediterraneo, in Italia, nel mondo anglosassone è già diverso, il fallimento è un grossissimo tabù. E quindi la paura di fallire blocca. Io credo di aver fallito, ho fatto partire una startup biomedicale in Svizzera. La startup sta ancora andando, però io come CEO, come amministratore delegato, credo di aver fallito. Non sono stata una brava amministratrice e ho imparato tantissimo, però se avessi avuto paura di fallire non si va avanti. Credo che il vero fallimento non sia tanto quello di cadere, perché tutti cadono, tutti prendono delle porte in faccia, il vero fallimento è se cadi e non rialzi. Quindi ci vorrebbe sempre più programmi, progetti che cambino questa cultura. A Modena stiamo lanciando, ci sarà a metà di giugno, un weekend, un corso di formazione gratuito, si chiama Scuola di Fallimento, e in particolare lo facciamo, mi rifaccio anche al tema di cui parlava Enrica Giovannini, per i NET. Quindi abbiamo deciso, il fallimento è fondamentale per tutti. I NET, i giovani che non sono né occupati né, né stanno studiando. Ed è fondamentale, quindi bisogna far capire che il fallimento, l'errore, è un percorso di formazione. Mi iscrivo alla scuola di fallimento. Traduco in italiano: apertura all'innovazione, ovvero mettere in contatto le aziende e chi ha delle idee. Esatto, perché uno dei problemi che hanno le aziende, le start-up in Italia, sono che è vero che si fa fatica a quotarsi in borsa, l'altro successo che una start-up può avere è quello di essere comprata da una grossa azienda. In Silicon Valley, dove ci sono tantissime grossissime aziende, ci sono molte più probabilità, per anche proprio una questione di numeri. Qui in Italia ce ne sono meno, quindi ci sono, è molto importante che ci siano questi meccanismi che mettono in contatto le aziende con la startup. Per l'azienda è molto importante, anche perché appunto si chiama di innovazione aperta, perché si è capito che in un mondo in evoluzione come quello che ci descriveva Nicola Garelli, l'innovazione non è detto che venga dai ricercatori interni, e quindi è una vittoria, win-win, quando si riescono a mettere in contatto le start-up con le grosse imprese fin dall'inizio. Infine, chiudiamo con una qualità della quale avrei particolarmente bisogno stamattina, c'ho un mal di schiena che mi è venuto, flessibilità. Beh, flessibilità credo sia un requisito che le giovani generazioni, le donne, ma giovani generazioni in generale, richiedono tantissimo. Quindi non è più di tanto, non solo l'equilibrio tra lavoro e vita privata, ma adesso c'è questo neologismo che è work vacation, ovvero il fatto che non ci sia più una differenziazione netta tra le ore di lavoro e le ore in cui sono in vacanza. Ed è un qualcosa, è un valore aggiunto incredibile, soprattutto magari per una mamma che vuole poter lavorare da casa e mischiare il momento in cui porta il bimbo in piscina al momento del lavoro. Può anche essere una condanna, però, perché vuol dire che uno non è mai in vacanza. È una condanna se uno dice ha bisogno, è più secondo me una cosa mentale. Se uno pensa ho bisogno di andare in vacanza e devo staccarlo completamente, sì, ma nel momento in cui uno non si sente in colpa perché magari si prende 3 ore a metà mattinata per stare con i bimbi,
è in realtà una soluzione. E le tecnologie permettono questa flessibilità. Grazie Chiara. Grazie a lei. Grazie. E adesso Dario Prunotto, responsabile anche qui, traduco all'inglese, del, perché è l'Unicredit, poteva pure scrivere in italiano, dello sviluppo territoriale del sempre per Unicredit. Vorrei proporle, dottore, questo asse di ragionamento, se lo ritiene realistico e calzante. Quando si parla di banca e di rapporto con le imprese e soprattutto con lo sviluppo sostenibile, c'è sempre un po' di confusione fra due terreni, no? Il primo terreno è quello della, chiamiamola per capirci, beneficenza, cioè dell'aiuto, dell'impegno sociale, che per carità va benissimo, ok, che come dire, lo fanno le imprese, anche le peggiori inquinatrici. Volevo chiarire una cosa prima che mi dimentichi: quando la dottoressa prima parlava di fallimento, non parlava di bancarotta o di truffa, cioè parlava di fallimento parziale di un'impresa, no? È ben chiarire, perché sennò non è che... Sì, perché non è che siamo qui a dire... Poi vicino alla banca non sì, poi vicino mai alla banca, parlare non è che siamo qui a fare... In maniera così disinvolta. A tessere le lodi dei truffatori, ovviamente no, per chiarezza, era completamente un altro asse di ragionamento. Arrivo a lei. Quindi da una parte c'è la beneficenza, che qualcuno dice lo fanno perché così si mondano la coscienza, sia le imprese cattive che le banche cattive, arrivederci e grazie. E poi c'è un elemento di ambiguità, cioè nel senso... Se io, perché io banca che legittimamente persegue il profitto dovrei sostenere un'impresa sostenibile però della quale non sono sicuro che sia profittevole? Cioè alla fine potrei fare i danni delle persone che in ultima istanza mettono i soldi nella banca o che sono azionisti della banca. Quindi sostenibilità sì, però in una logica di profitto. Scusi? Ok, no, sentivo un urlo là in fondo. È interessante, la parola profitto è forse... È interessante la questione, anche perché evidentemente per una banca come la nostra, che è un gruppo internazionale di matrice italiana, che ha tante attività all'estero... Ah, per questo era scritto in inglese, ok. Ci chiamiamo così, sì. però era agevole anche tradurlo, in italiano si capiva comunque. Sì. Però comunque ha oltre il 45% della sua attività in Italia, no? Quindi noi sentiamo la doppia responsabilità, da un lato di essere collegati al territorio dove operiamo, dall'altro di offrire delle possibilità per le aziende italiane per uno sviluppo all'estero, e questa è un po' la caratteristica, quello che ci deve guidare. Allora, le due distinzioni. La banca, l'ha detto lei giustamente, fa delle attività benefiche, ha anche il vantaggio di essere su tutto il territorio nazionale, per cui può coinvolgere i suoi dipendenti in attività benefiche, ha una copertura del territorio che consente anche in qualche modo di individuare quali sono le attività, le onlus, il terzo settore, insomma, più promettente per il futuro, e in qualche modo intervenire in suo favore. Ma lo fanno tutti, cioè tiriamolo via, ha ragione lei, poi magari ne parliamo un attimo di quello che si può fare anche per contribuire all'evoluzione del terzo settore, ma... No, parliamone subito rapidamente. C'è un'evoluzione naturale, nel senso che la charity non è sempre sostenibile, nel senso che se uno si impegna per una certa attività e per poterla continuare nel tempo ha bisogno di avere sostegni esterni, non ha una sostenibilità sua propria, quindi credo che l'evoluzione del terzo settore vada in parte nella costituzione di imprese sociali, ci sono anche delle nuove normative, in un maggiore bilanciamento tra quella che è un'attività di impresa, tra virgolette, rivolta a benefici sociali, magari coprendo quello spazio che esiste tra l'intervento pubblico e il privato puro, e magari anche una componente di charity, di volontariato. Poi chiaramente esisteranno sempre delle strutture totalmente basate sul volontariato e sulla charity, però il futuro, la copertura del gap tra quello che può essere il welfare assicurato dallo Stato e i bisogni che sono crescenti non potrà essere assolta da queste forme, ci vorranno delle forme diverse. Ci possono in qualche modo... Essere sostenibili e camminare con le loro gambe. Quello che abbiamo visto prima sulla tecnologia è molto importante, no? Cioè, quello può evidentemente camminare sulle sue gambe, certo, no? Ma
ma la tecnologia non è, non è un avversario di, vengo alla seconda questione, non è un avversario dello sviluppo sostenibile, perché può intervenire a costi molto ridotti a risolvere problemi, per esempio nell'ambito dell'assistenza medica, dell'assistenza sanitaria anche di persone non abbienti. Quindi se abbiamo la possibilità di monitorare a distanza ed è una tecnologia poco costosa, accessibile, probabilmente riusciamo a non lasciare indietro chi non avrebbe la possibilità di andare presso un ente privato. E veniamo alla questione dei soldi, perché io credo che una delle cose importanti qui per le persone che sono impegnate in questo, che sono qui perché sono curioso o sono impegnate, è capire questo, cioè quali sono i criteri che una banca identifica per capire che voglio dare dei soldi, voglio investire, voglio quindi dare fiducia a un'impresa e lo faccio magari con maggiore convinzione perché si tratta di un'impresa che percorre il sentiero della sostenibilità. Ma non perché sono buono, ma perché capisco che ci faccio più soldi in prospettiva. No, è così, nel senso che avere livelli di quote di mercato come hanno le nostre banche in tutti i paesi dove operano, quote elevate, si prospera nel momento in cui prospera il paese. E il paese prospera se ha un modello di sviluppo sostenibile. E questo lo vediamo, e i discorsi che si facevano per esempio sulle imprese familiari italiane aprono un possibile ragionamento, no? Su quello che sono i valori delle imprese familiari, che devono essere conservati, perché sono quelli che per esempio hanno consentito alle imprese familiari italiane di essere più resilienti durante la crisi, quelle che sono le caratteristiche che cambiano nel tempo, perché cambiano i mercati di riferimento, e quelli che sono dei difetti palesi. Certo. I difetti palesi li vediamo già oggi, sono stati rappresentati, la banca può fare qualcosa per spingere le imprese a modernizzarsi nella loro struttura gestionale. Tra i numeri che si dicevano se ne può aggiungere qualcun altro. Oggi un terzo delle imprese familiari italiane, di quelle un po' più grandi, sopra i 10 milioni di euro di fatturato, ha ancora un amministratore unico. Un quinto ha come figura di riferimento una persona che ha più di 70 anni. Poi, per carità, l'esperienza... Unico, cioè non ha consiglio di amministrazione. Non ha consiglio di amministrazione. La metà delle imprese che ha un consiglio di amministrazione... ce l'ha soltanto con membri familiari, sì, come, quindi non come abbiamo aperto, visto quindi... anche il dottor... Allora, queste sono, alla lunga diventano difetti, no? Soprattutto quando si passa da una fase di difesa ad una fase di sviluppo, perché per esempio con un amministratore unico è un po' più difficile sviluppare dei mercati esteri, perché non ci sono magari le condizioni di governance per poterlo fare nel modo più giusto. Quindi la banca può fare qualcosa riconoscendo la sostenibilità non soltanto nel mestiere che si fa, nel settore economico che si presidia, nella sostenibilità ambientale, ma anche nella sostenibilità gestionale. Forse su questo possiamo fare delle cose. Poi, ovviamente, anche per le aziende la conoscenza è uno stimolo a migliorarsi. E quindi... la formazione che possiamo fare anche noi come banche nei confronti delle aziende, per esempio per quanto riguarda l'attività nei confronti dell'estero, eccetera, è importante. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo dato formazione a circa 7.000 imprese in Italia con 40.000 ore complessive, cercando poi di andare nei settori che sono i punti di forza anche della nostra economia. E avete visto i risultati di questa formazione? I risultati ci sono, sono confortanti, ci spingeranno a lavorare ancora di più in questo senso, soprattutto cercando di valorizzare quello che noi abbiamo forse ancora parzialmente di inespresso. Sicuramente l'agroalimentare, che è una delle dei grandi punti di forza del nostro paese, e poi tutto il settore del turismo, dove ad esempio poter capitalizzare intorno a importanti investimenti che sono stati fatti anche di carattere pubblico. Un'imprenditoria nuova, penso a Pompei ma ci sono tanti altri casi, è un elemento di potenziale sviluppo, di capitalizzazione anche di quello che è stato fatto. E nell'ambito della sostenibilità. Allora chiedo, visto che siamo arrivati alla conclusione e risponde Claudio De Vincenti, chiedo ancora un'altra volta di darmi una mano, come ho fatto prima, se lo ritenete opportuno, non è obbligatorio, a tutti. Schivardi, ha una suggestione, una domanda per il Ministro? Dando il tempo al Ministro di prendersi l'appunto. La suggestione non è obbligatoria. Sarà una domanda facile da ricordare, ma probabilmente non particolarmente semplice a cui rispondere. Da un certo punto di vista lei ha il compito più ingrato, che non solo per la Repubblica, ma diciamo anche comprendendo anche il Regno d'Italia, cioè lo sviluppo del Sud, che
è uno dei problemi più resilienti in senso negativo della storia dell'economia. Cioè, se uno legge i rapporti del 1860 delle varie commissioni, per certi aspetti sembrano scritti oggi. Quindi l'approccio allo sviluppo del Sud è sempre stato molto specifico, un territorio che ha delle sue caratteristiche. La mia impressione è che la globalizzazione abbia cambiato un po' le carte in tavola e che ormai più che di questione meridionale si possa un po' parlare di questione nazionale. Cioè, ovviamente ci sono delle specificità in termini di ordine pubblico, di legalità, di infrastrutture, eccetera, però molti dei problemi che prima erano confinati al Sud, con le cose che ci siamo detti, mi sembra che si siano trasferiti anche al Nord. Quindi volevo sentire un po' da lei qual è la sua visione, se c'è ancora una specificità del Sud che va trattata in modo diverso, se invece c'è un approccio che va un po' più generalizzato al sistema produttivo quindi italiano. Quindi una macro questione meridionale, per capirci. Un po' temo sì. che potrebbe essere una visione. Interessante, anche perché posta con la logica appunto del Regno d'Italia. Dal Regno d'Italia. Prunotto? È interessante capire come il pubblico può riuscire a riunire anche il privato e anche le banche intorno a dei progetti importanti di miglioramento del paese. Questo pensiamo che possa essere una delle cose che può effettivamente incidere. Giovenzana? Secondo me, mi riaggancio anche a quello che diceva adesso Prunotto, è molto importante per lo sviluppo del nostro paese il creare sistema. Per sistema intendo quello in cui ci sono c'è la società privata, quindi le aziende che lavorano insieme al sistema finanziario, che lavorano insieme all'amministrazione anche locale, alle fondazioni e all'università. A Modena stiamo cercando di spingere molto in questa direzione e i risultati vengono. Quindi è uno spunto, mi piacerebbe insomma capire anche se ci sono altri esempi in questa direzione, perché credo che sia l'unico modo per poter arrivare a dei risultati. Se uno invece guarda il proprio orticello si fa molta più fatica. Su questo e su altro Claudio De Vincenti. Parto dall'ultima cosa, credo che sia molto giusto, creare sistema ed è quello che si potrebbero fare molti esempi in questa direzione. Solo per restare ad un esempio che ci è stato appena fatto da Giuseppe Novelli, quello è un sistema, perché quello è un'interazione tra università e mondo delle imprese della filiera delle scienze della vita, in particolare dispositivi medici, protesi e così via. Potremmo fare altri esempi. Quando noi abbiamo varato la normativa premiante per le start-up, abbiamo sollecitato in questo modo non solo l'emergere di capacità di innovazione e di voglia di fare impresa dei giovani, ma anche un rapporto più costruttivo per un verso col sistema bancario, per altro verso facilitatore dal lato del rapporto con le pubbliche amministrazioni. Oppure quando noi lanciamo con il Master Plan per il Mezzogiorno una serie di investimenti in infrastrutture, molti di quegli investimenti sono basati su project finance e quindi su una complessa organizzazione della guida pubblica del processo insieme con l'innovazione e la capacità imprenditoriale e finanziaria del mondo privato. Quindi il tema è assolutamente importantissimo. Credo che il senso, di molte delle misure, forse di gran parte delle misure di politica economica del governo, sia del governo Renzi sia oggi del governo Gentiloni, va proprio in questa direzione: costruire sistema, coinvolgere i privati dentro un disegno pubblico di interesse generale per il nostro paese. Qui e così in qualche modo ho risposto anche a Prunotto. A Prunotto però mi sia consentita una sollecitazione, perché certamente le banche svolgono un ruolo fondamentale, più in generale gli intermediari finanziari, come sappiamo, svolgono un ruolo fondamentale di efficiente allocazione del capitale e quindi sono elemento, io do un, come dire,
sono un economista, quindi do un giudizio positivo del ruolo degli intermediari finanziari. Però nella mia esperienza di ministro per la coesione e il mezzogiorno mi sono più volte imbattuto in una scarsa voglia di prendersi rischi, in particolare nelle zone più deboli, più difficili del nostro paese, diciamo in generale nel mezzogiorno, in alcune aree del mezzogiorno, ma quella anche in aree del centro-nord, e poi anche il centro-nord ha i suoi punti di debolezza. E qui è chiaro che molto dipende dalla capacità del pubblico, dell'intervento pubblico, delle pubbliche amministrazioni, di creare le condizioni di contesto entro cui l'imprenditorialità può esprimersi, può crescere, entro cui, come dire, il sistema produttivo può fare le guance rosse ed essere in salute. Però ci vuole anche, e devo sollecitarmi, il gusto di rischiare. E non va chiesto solo a chi fa impresa, ma anche a chi fa finanza. E credo che nei confronti del Mezzogiorno un passo in più, una marcia in più da parte degli intermediari finanziari e del sistema bancario italiano sarebbe bene ci fosse. Schivardi, la questione meridionale non si scioglie in una questione nazionale. No, io la metterei in un modo diverso, perché fino a due anni fa, tre anni fa, noi abbiamo vissuto un lungo periodo, dalla fine dell'intervento straordinario in poi, per una serie di motivi in cui il divario è andato riallargandosi tra centro-nord e sud, ed è un divario pesante in termini di PIL. Il PIL medio del mezzogiorno è circa il 56%, parlo della PIL, non del reddito, nel senso che poi il reddito può essere in parte compensato da trasferimenti, da sostegni e così via, ma diciamo ma del contributo del mezzogiorno alla formazione del reddito nazionale. 56% rispetto al centro-nord, quindi c'è un divario pesante. Gli anni dell'intervento straordinario, con i loro limiti, non è un caso che l'intervento straordinario sia finito, però furono anni importanti in cui, come dire, personale politico e imprenditoriale, di grande imprenditoria pubblica, emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale, da Pasquale Saraceno, grande intellettuale che disegna la strada per l'intervento straordinario, a Giulio Pastore, ministro per il Mezzogiorno, a Gabriele Pescatore, amministratore delegato di Cassa per il Mezzogiorno e così via, mettono in piedi un qualcosa che è la prima volta nella storia d'Italia in cui il Mezzogiorno viene visto come parte integrante dell'Italia unita, non più palla al piede dello sviluppo italiano, ma invece come terreno chiave per dare una nuova coesione, oggi useremmo questo termine, al nostro paese e nuove chance di crescita. Poi i limiti li sappiamo, però furono anni importanti, il divario si strinse in quegli anni. Poi si è riallargato, tutto è diventato più difficile. Penso alla difficoltà di governare un sistema multilivello, l'intervento straordinario è un intervento tutto centralizzato, dall'alto verso il basso, adesso dobbiamo lavorare a mettere insieme tanti livelli di governo, prima ho visto che c'è in sala Fabrizio Barca che mi ha preceduto in questo ruolo e che sa bene quanto è faticoso fare questo tipo di lavoro, però di fatto, insomma, il divario poi negli ultimi 2-3 anni ha ripreso poco, troppo poco, a stringersi. Il sud è cresciuto un pochino più del centro-nord. Non ci basta assolutamente, però di fronte a quel divario io non me la sento di dire che non esiste una questione meridionale. Esiste una questione meridionale molto diversa da prima,
Il Mezzogiorno di oggi è certamente molto diverso da quello dei tempi di Salvemini e di Gramsci, certamente è diverso da quello su cui intervenne l'intervento straordinario, ed è diverso anche grazie all'intervento straordinario, ma è diverso anche perché negli ultimi 40 anni, 30-40 anni, dopo la fine dell'intervento straordinario, quel sistema multilivello, nei suoi limiti e difetti, però ha consentito una serie di forze vitali del Mezzogiorno di esprimersi. Per cui oggi non abbiamo più solo l'Ilva che arriva a Bagnoli o a Taranto, abbiamo tante imprese anche di eccellenza tecnologica nel Mezzogiorno che nascono da imprenditori meridionali. Quindi siamo di fronte a una realtà molto nuova. Questa realtà si sta fronteggiando con la globalizzazione, ho finito, ho visto che lei mi guarda brutto, no, si sta fronteggiando, la globalizzazione, i dati sulle esportazioni 2015-16 sono molto interessanti, il tasso di crescita delle esportazioni dell'industria meridionale è maggiore di quello del centro-nord, quindi sono imprese che si stanno proiettando sui mercati internazionali. Allora, io direi, esiste una questione meridionale cambiata, profondamente cambiata rispetto a quella che sta alle nostre spalle. Un Mezzogiorno che ha drammi nuovi, il degrado urbano, tanto per fare un esempio, e potenzialità nuove, una serie di imprese di eccellenza che crescono nel Mezzogiorno, a cui bisogna dare, creare sistema, dare la possibilità di diventare tessuto del Mezzogiorno. E la questione meridionale è la grande questione nazionale, nel senso che il nostro Paese, per ripartire fino in fondo, ha bisogno che il Mezzogiorno sciolga questi nodi. Dov'è la differenza rispetto all'intervento straordinario? Lì era una politica che metteva il Mezzogiorno nell'Italia unita, procedendo dall'alto verso il basso. Qui, prendendoci le nostre responsabilità di governo centrale, intendiamoci, quindi recuperando, lo rivendico, anche un po' di centralismo, perché tocca a noi fare una serie di cose, però in un rapporto molto forte, il masterplan, i patti per il Sud, il rapporto con le regioni, con i sindaci e così via, molto forte col territorio, fare del Mezzogiorno il protagonista di se stesso, della sua ripresa, della sua rinascita, fare dei cittadini del Mezzogiorno i protagonisti. Quando Vincenzo Porzio ci racconta l'esperienza della cooperativa La Paranza, sta esplicitando in modo molto chiaro quello che adesso ho cercato di dire. Allora, ci fermiamo qui per adesso. I lavori riprendono alle 14.30 parlando di alimentazione e salute. Ho imparato una cosa da tutto il dibattito di stamane, rubo una frase del Ministro per il Mezzogiorno, che è importante non dimenticare e coltivare il gusto del rischio, il gusto di rischiare. Prunotto Schivardi, Giovenzana De Vincenti, grazie a voi per l'attenzione, a dopo.